Buonasera mister, una bella vittoria, tre vittorie nelle ultime quattro partite, insomma la situazione comincia a bagliare, la classifica si sta cominciando a raddrizzare. Sì, questo è chiaro, era furia, furia di vincere le partite normali, soprattutto lo scontro diretto come oggi. Ma è normale. Senza che, voce? Sì, perché ci tenevamo particolarmente a questa situazione. Sai, giocare queste tre partite in 10 giorni non era semplice, con queste due trasferte complicatissime e uno scontro diretto con Livorno in casa. Ci siamo comportati veramente bene, soprattutto a livello mentale, ancora una volta abbiamo conceso tutto. Ancora una volta dobbiamo ringraziare Luppi, ancora una volta Manfredini, anche Aldrovandi, un po' tutta la squadra, no? Tutta la squadra perché è una partita complicata, sicuramente non ci sono state grandi differenze. Noi abbiamo, una volta trovato il gol, ci siamo abbassati un po' troppo, loro fase di pareggio stavano meglio di noi avevamo coperto sempre, ne avevamo conceso poco, si è andata a vedere dopo il secondo tempo volevamo uscire, ma ripeto, si deve valutare anche la situazione a 360 gradi, non soltanto in questi 90 minuti. Io come sempre dico, dal comunicato in poi, quindi di lì quando tu spendi tante energie a livello nervoso, quindi magari viene a calare un po' la lucidità in certi momenti, a livello soprattutto del palleggio per ripartire, era la terza partita in 10 giorni con dei viaggi lunghi e siamo riusciti a portarla a casa. Loro hanno fatto un tiro da fuori area, da 20 metri, 25 metri, dove ci ha messo la mano Manfredini, ha colpito il palo, poi un cross sbagliato che ha preso la traversa. Poi del resto, chiare occasioni al gol non hanno avuto, noi abbiamo controllato, è vero, troppo bassi, non è la mia intenzione, ma sai, quando manca la 10 minuti alla fine. Di portare a casa il giocatore. Mister, lei ogni volta dal post Lanciano cita il famoso comunicato. Tutto rinasce da lì? Ma no, sicuramente si sono ritrovati quello che noi chiedevamo, urlavamo di chiedere a questa squadra, di cambiare mentalità, di fare questo salto di maturità, di avere le capacità, furbizia, intelligenza tante volte e carattere di portare a casa risultati difficili. Che all'inizio ci sfuggivano, in tante situazioni noi abbiamo giocato in maniera ottima e poi non portavamo a casa il risultato, non riuscivamo a gestire certe situazioni. In questo momento noi, indipendentemente che vorrei una qualità migliore in fase di palleggio, ma allo stesso tempo intanto cominciamo a non perdere i punti in giro, ricominciamo a saper mordere, a saper soffrire, e questa cattiveria agonistica l'ha tirato fuori, probabilmente mettendovi la spalla al muro, sono usciti a tirare fuori tutto quanto. Noi l'abbiamo vista abbastanza relativamente tranquillo, almeno se confrontato a Panucci, sempre molto agitato davanti alla sua area tecnica, almeno fino a metà del secondo tempo. Poi in un momento in cui Manfredini era a terra, l'abbiamo visto letteralmente scatenato a dare indicazioni ai suoi. È stato il momento un po' di maggiore pressione del livello. Sì, maggiore pressione, perché dovevamo capire le condizioni del Rubin, dovevamo capire anche come stava stanco, come non possiamo dimenticare che è stato una settimana con la febbre, pronti via a fare 90 minuti non era semplice, ma allo stesso tempo togliere lui voleva dire togliere un po' del respiro, perché lui ha tenuto la palla tante volte e quindi dovevamo un po' capire i cambi da fare, se riusciamo a tenere, ma perché in quel momento lì con l'inserimento del Popesco non ci siamo messi a 5 in modo tale di dare più copertura, perché loro avevano messo un altro attaccante, siccome finivano per linee centrali dovevamo dare un po' di densità al centro dell'area e portare a casa questo risultato. Ecco perché allora alla fine, quando ha inserito Camarà, ha tolto Luppi, e non stanco, perché stanco comunque là davanti tiene impegnati anche con la sua fisicità difensore. Sì, perché lui riesce a tenere botta, c'ha la struttura fisica che ci permette, è il momento quando non puoi giocare in maniera come vorresti, tante volte devi spazzare via e lui riesce a sporcare il pallone, ha bisogno di fianco a lui un giocatore un po' più fresco come Camarà, ma sai, tante volte in questo momento togliere Luppi è complicato e quindi per quello che ho aspettato un po' di più. Siete a 35 punti, la Ternana è lì ad un soffio, Ternana che sembrava ormai tranquilla, invece qui basta vincere un po' di partite, perdere e cambia tutto. Livorno indietro a 3 punti, Panucci nei guai, scavalcate un po' di squadre, insomma l'ossigeno è arrivato un po' ai polmoni del mondo. Sì, ma ti dimostra come basta poco. Noi nelle ultime 4 partite abbiamo fatto 3 vittorie, 9 punti, ma allo stesso tempo abbiamo fatto 2 vittorie consecutive, bastava stato perdere con l'Ascoli, trovarci insabbiati ancora lì, quindi questa Serie B non è
non è da mollare mai, perché devi stare sempre con continuo fra i denti e non regalare niente. Adesso andiamo alla partita con le Spezia, la squadra più in salute di tutto il campionato, quella che il girare ritorno ha fatto più punti, quindi dobbiamo stare molto, molto attenti, molto accorti di giocare una partita con grande intensità. E intanto abbiamo trovato un signor difensore centrale come Simone Aldrovandi. Ma io sono contento, lui si merita tanto, perché è un ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che sta crescendo molto con noi e che quando è chiamato in causa lo fa bene, quindi è tutto merito suo. Noi soltanto siamo l'arma e il passaggio per che lui diventi un giocatore di espressione. Mister, abbiamo ancora qualche minuto, le do...